Tu che hai fatto una rima su quanto io sono carina, ma la tua rima a me non mi sembra roba buona. Io quando rimo arrivo primo perché vivo d'ambizione. Nitro e Neil sono i nostri due finalisti di oggi. Allora ragazzi, vi ricordo che chi vincerà questa finale di oggi andrà invece alla vera finale di Spit, per cui è molto importante che diate il meglio. Come da consuetudine qua a Spit, le nostre finali sono di freestyle libero, per cui non ci sarà un tema, dovrete semplicemente darvi battaglia. Le regole le sapete, ma ve le ricordo ancora una volta. Avrete un minuto a testa singolarmente, poi due minuti di battaglia faccia a faccia, una battuta a testa. Tutto chiaro? Nitro, ci sei? Sei carico? Neil, come sì. Va? Sì, sì, tutto a posto. Ok. Double S, ci sei? Fatevi sentire perché questa è la finale di oggi. E allora, uno, due, tre, Spit! Già lo sai, mi senti spesso, stavolta sarò gentile con il gentil sesso. Lo capisci che faccio in progresso, se il tuo rap è pubblicità sarà pubblicità regresso. E hey yo, mi hanno detto che sei brava, a me va bene questa cosa, sai che non mi andava. Io non ti sfotto perché sei donna, non sono gradasso, però mi sembra che il tuo livello sia alquanto basso. Lo capisci come sono, io c'ho il bon ton del gentiluomo. Pardon, se mi metto in ginocchio chiedo perdono, io sono brutto, mammami per ciò che sono. Ehi, quando a volte mi rialzo, lo senti le rime che faccio sopra questo palco. Il problema è che lo faccio e viene il bordello, se mi sono alzato era solo per alzare il livello. Quante rime con il flow, senti cose veramente, quante ne so. Ti schiacci in testa proprio tipo Donkey Kong, taglio teste col macete, tu chiamami Viet Cong. Mi fumo un'altra bong, no, non fumo la Roar, io so che c'ho il flow e tu no. Mi dicono di boh e dimmi mo di no, come Marra sta rima la farò io. Questo era il minuto di Nitro, ora un minuto per Neil. Vi ricordo che chi perde questa va a casa. Rino, ci sei? E allora, uno, due, tre, sputa! MC Nitro, l'ho già detto, a me non interessa niente dell'aspetto, per questo mi muovo sempre in modo corretto, il vero MC ti porta solamente quello che ha dentro. Rime dirette, l'MC è infuotata e si sente, rima sempre, non smette. Lui parla con me, non ne dubito, io non mi interesso, preferisco parlare con il pubblico. Hai capito, questa roba funziona, MC Nil che ti sprona. Tu che hai fatto una rima su quanto io sono carina, ma la tua rima a me non mi sembra roba buona. Hai capito, questa roba brucia come una penna, come una piro. Ti stragli per terra, ti inginocchi, ma qui ci sono chiodi e tu fai la parte del fakiro. MC Nil che si diverte, capisci, non smette. Dalla faccia ti sembra una povera deficiente, però vi state sbagliando, sono proprio una demente. E mi diverto, mi insulto, ma il senso che io t'ho detto tutto, perché a casa mia mi hanno insegnato che qualsiasi cosa sia sempre viva l'autoironia. Yeah. Ok, questo era Neil e il suo minuto. Ragazzi, avete ancora due minuti di battaglia testa a testa, date il meglio, mi raccomando. Double S, ci sei? Yeah. Finalissima di oggi, al mio tre. Uno, due, tre. Spit! Tu vuoi battermi, prova, sei tu il vero fakir e sono io che ti cammino sopra. Se senti una canzone, io quando rimo arrivo primo perché vivo d'ambizione. Tu vivi d'ambizione, ma mi sa che mi sembri un po' coglione. Tu vivi in prigione, nel senso che per quelli come scarsi come te vorrei solamente l'incarcerazione. Ma che carcerazione, lo senti coi ragazzi, veniamo con il suono che sconvolge i tuoi palazzi. Non facciamo intrallazzi, se io mi decapito l'uccello vinco io perché non ci sono cazzi. Hai capito? Adesso lo porto, MC Nil non c'è confronto. Tu non c'hai l'uccello, ma lo sanno tutti quanti che sto con sta figa di ferro, io ti martello. Di martello, se arrivo col fratello, troppe rime che io spacco da questo cervello. Contro di me tu junior, io senior, ti spacco con la pistola, c'ho colpi di genio. E tu lo sai, adesso arrivo mi inchino, finisci male come in un film di Tarantino.
prima hai citato il Vietnam. Wow, tu sei un morto in Apocalypse Now. Ah, ma dai, non ti muovere, che banale, citi Tarantino, io ti cito Cronenberg. Yo, senti le storie sopra il beat, vuoi un altro film? Chiama l'Oscar David Lynch. Tu lo sai, contro me non pisci, citi grandi film, il massimo che guardate è stata la principessa Sissi. Hai capito questo stile? MC Nick contro di me, puoi pure finire. Ah, ma non ho capito bene questa tua rima, non è giustificata solo perché è una signorina. Mi piace veramente, lo faccio più di prima, ma che film di merda, tu reciti nei film dei Vanzina. Hai capito? Adesso lo sai, MC Nick rima così tanto che sulla lingua c'ho i funghi. Io sono una ragazza, è vero, però se lo vedi è lui che c'ha i capelli lunghi. Va bene, c'ho i capelli lunghi, poco male. Il fatto è che ti spacco perché so improvvisare. Io ti batto con il rap e pure con la PlayStation. Vuoi che ti venda un paio di extension? Hai capito? MC Nil ti fa la tua. Io non vengo con nessuno, tu ti sei portato a casa tua. Hai capito che cosa credete? Arriva MC Nil, taglia gola con il macete.